L'ultimo ricordo di padre Mario Borzaga è questo crocifisso, l'unica cosa che rimane di lui, sacerdote trentino degli Oblati di Maria, ucciso nell'aprile del 1960 in Laos insieme al catechista laotiano Paolo. Padre Borzaga è stato beatificato lo scorso dicembre, un dono per la Chiesa trentina oggi in festa. In suo ricordo una messa solenne in un duomo gremito, oltre 1000 persone, un centinaio i sacerdoti. Nelle prime file alcuni laotiani di etnia Hmong, quelli incontrati da padre Mario durante la sua missione. Fra loro anche l'ultimo battezzato da Borzaga nel gennaio 1960, 2 mesi prima che il sacerdote venisse ucciso dai guerriglieri. Voleva portare il Vangelo nel mondo, padre Mario, un mondo che per lui non aveva confini. Così nel 1957, dopo essere diventato sacerdote, espresse il desiderio di partire dalla sua Trento verso il sud-est asiatico. In Laos lo soprannominarono l'uomo mite per il sorriso con il quale si dedicava ai più poveri. A distanza di 40 anni non si sa ancora con precisione che cosa sia accaduto. Del dono della sua vita, ha detto l'arcivescovo di Trento, bisogna ringraziare, per chi segue Cristo, ha ricordato Monsignor Tisi, non esistono confini. O meglio, i confini diventano cerniere.